Salve a tutti. Il gioco che recensirò oggi per la rubrica Random Gameplay si chiama Big Pharma. Pensavo in verità di riuscire a pubblicare questo video all'inizio del mese, ma visto che mi si è fuso il computer ho dovuto rifare le riprese, con un poco scazzo. In ogni caso procediamo. In questo gestionale dovrete occuparvi di gestire un'azienda farmaceutica sviluppando nuovi farmaci e le relative linee produttive. È possibile giocare con degli scenari creati dallo sviluppatore, con differenti livelli di difficoltà, così come giocare in modalità creativa, dove potrete costruire tutto senza limiti, oppure in sfida libera. In questa recensione giocheremo nella modalità libera. Quando inizierete una nuova partita potrete impostare un sacco di parametri come vedete. I più importanti sono il nome della vostra azienda ed il numero di aziende concorrenti. Il gioco presenta una grafica semplice ma curata e le mappe, così come tutti gli aspetti del gioco, sono generati casualmente ad ogni partita. Questo titolo, al contrario di quanto ho sentito in altre recensioni, non assomiglia assolutamente a Team Hospital, quanto forse piuttosto ad Offworld Trading Company in alcune sue dinamiche di concorrenza fra le aziende. Anche qui infatti dovrete gestire oculatamente le vostre linee di produzione in modo da fare guadagni a scapito dei vostri concorrenti. Prima di fare qualunque cosa, è bene andare nella scheda delle cure per cercare quali tipologie di farmaco sono richieste dal mercato. Le percentuali in verde sopra il 100% indicano i farmaci da sviluppare che avrebbero maggiore domanda. Ovviamente i vostri concorrenti faranno lo stesso, starà a voi creare le cure migliori al minor prezzo. Per sviluppare un farmaco servono tre cose. Spazio nello stabilimento, principi attivi e macchine. All'inizio si parte con un piccolo capannone, pochi tipi di macchine e di norma due principi attivi, poi pian piano vedremo come allargarci. Questa che sto costruendo ora è una semplice linea di produzione che produrrà un farmaco contro il raffreddore. Per costruirla selezioniamo il principio attivo dal menu che compare cliccando nello slot sul muro, poi usiamo due dissolvitori per ridurre la concentrazione del principio attivo di due unità. Fatto ciò, quello che è ora il farmaco ha raggiunto la sua concentrazione attiva e può essere venduto dopo essere trasformato in pillole con l'apposita macchina che andrà collegata ad un altro slot per la vendita. Quando la prima pillola raggiungerà tale slot, vi verrà quindi chiesto il nome da dare alla vostra creazione e una schermata vi ricapitolerà guadagni e spese per singola pillola se cliccherete nello slot di uscita. Già da questa semplice linea possiamo vedere alcuni aspetti cruciali del gioco. Innanzitutto, parlando degli effetti, come per i farmaci veri, anche su Big Pharma esistono sia effetti buoni sia effetti collaterali. La presenza o meno di un effetto nel prodotto finito dipende dalla sua concentrazione. Il range di concentrazione in cui un effetto è attivo è visibile come dei quadratini colorati cliccando nel prodotto in produzione. La presenza di un effetto collaterale farà perdere valore al vostro farmaco ovviamente. Le macchine stampapillole, trasformando il farmaco grezzo in pillole, gli aumentano il valore di $20. Ne ho messe due in parallelo perché queste macchine hanno un tempo di processamento che è il doppio delle altre, come è possibile vedere dal menu. Quindi, se non voglio che la linea rallenti, me ne servono almeno due che lavorino in contemporanea. Questo varrà anche per altre macchine nel gioco. Ho provato ora ad aggiungere un altro dissolvitore alla linea per vedere cosa succede abbassando ancora la concentrazione, in modo da eliminare l'effetto collaterale che infiamma la pelle. Andiamo a vedere nella schermata della compagnia come questo influisce sul prezzo. Accidenti. Con questa nuova pillola, anche se migliore dell'altra, ci perdo $5. Purtroppo quel dissolvitore in più non viene coperto dall'aumento di prezzo dato dalla scomparsa dell'effetto collaterale. Ora però nessuno vi dice cosa dovete fare. Potete continuare a vendere il farmaco meno redditizio ma migliore così come battervene dell'effetto collaterale e guadagnare di più. Cosa conta di più? L'etica o il guadagno? Ovviamente il guadagno. E questo purtroppo vale anche per le case farmaceutiche reali, che in questo aspetto sono ben descritte in questo gioco. Ma nulla vi vieta di andare controcorrente. Ah! Giusto. Cliccando su una macchina col tasto destro del mouse si aprirà un menu che vi consentirà di venderla o spostarla.
per ruotarla vi basterà premere Q. Ora vediamo di creare qualcosa di più complesso. Dalla scheda delle cure vedo che posso creare un antibiotico a partire dal principio attivo contro il raffreddore. Per farlo è sufficiente portare la concentrazione del prodotto grezzo almeno ad 8 e poi usare un agglomeratore. È il momento di sviluppare nuove tecnologie. Dal tab ricerca quindi assumiamo uno scienziato ed andiamo a ricercare sia l'agglomeratore sia la macchina che fa il suo opposto, lo ionizzatore. L'agglomeratore infatti non serve solo per ottenere nuovi effetti benefici da altri già presenti nel principio attivo, ma di norma viene usato per aumentare la concentrazione del prodotto di 3 unità in una botta sola. Allo stesso modo lo ionizzatore fa diminuire la concentrazione di 3 unità. In questo caso conviene sviluppare entrambe le macchine, visto che il principio attivo di base ha concentrazione 12, e quindi dovremmo usare ben 4 dissolvitori per arrivare alla concentrazione giusta, con un notevole spreco di spazio e denaro. Nel gioco a volte accadranno anche degli eventi casuali che possono influenzare il mercato. Ad esempio nel caso di prima una campagna governativa ha fatto fare più esercizio fisico alla popolazione, facendo calare la richiesta di farmaci contro l'ipertensione, l'angina e l'ictus. Altri eventi possono invece far aumentare la richiesta di farmaci. Per esempio un'epidemia potrebbe aumentare la richiesta di antibiotici. E dato che io tra poco li produrrò, per me potrebbe essere una manna dal cielo. Sempre e comunque etica la mia azienda. Vero? Il secondo lavoratore cardine nel gestire i progressi della propria casa farmaceutica è l'esploratore, che ha il compito di procurarvi nuovi principi attivi. Il costo di un principio attivo è influenzato dalle leggi della domanda e dell'offerta. Più è richiesto da voi o dai vostri concorrenti e più il prezzo sale. Ed ecco a voi la nuova linea per la produzione di antibiotici. Con un ionizzatore ed un solo dissolvitore porto la concentrazione del principio attivo da 12 ad 8, poi uso l'agglomeratore per convertire l'effetto antiraffreddore in antibiotico e portare la concentrazione a 11, ed infine alzo ancora la concentrazione di 1 con un evaporatore, la macchina cioè che fa l'azione opposta al dissolvitore, per fare in modo che l'antibiotico rientri nel suo range di effetto. Concludo la linea quindi coi due soliti stampapillole. Gli scienziati, quando non sviluppano tecnologie, prendono comunque il loro bravo stipendio ed in cambio producono punti ricerca, che possono essere utilizzati per potenziare o ridurre il costo di tecnologie già esistenti. Anche gli esploratori non impegnati in missioni generano punti, che possono essere utilizzati per ottenere sconti nell'acquisto dei principi attivi. Le macchine stampapillole, seppur subito disponibili, sono lente e costose. Un'alternativa che conviene sviluppare il prima possibile è la scrematrice. Questa macchina ha una velocità di processamento uguale a quella delle altre macchine della linea, quindi ne basta solo una, aumenta di 30 anziché 20 dollari il valore del prodotto finale ed inoltre riduce la potenza degli effetti collaterali. Meglio di così non si può. Ci sono comunque anche altre macchine in grado di generare differenti forme farmaceutiche, ma le lascio scoprire a voi. Potenziamo ancora. Il nostro obiettivo adesso è creare un antimalarico a partire dall'antibiotico. Per far questo quindi dovremmo ottenere l'effetto antibiotico dal principio attivo di base come fatto prima, portarne la concentrazione fra 6 ed 11, aggiungere al farmaco l'effetto catalizzatore coi tre pallini disposti a triangolo ed infine usare un condensatore criogenico. Fatto questo bisognerà portare il nuovo farmaco ad una concentrazione tale da permettergli di fare effetto e quindi usare la scrematrice prima di venderlo. Nel fare questa procedura ci servono delle nuove macchine che ho già sviluppato. Il multimixer, che serve a mischiare assieme gli effetti di due farmaci o principi attivi, il suddetto condensatore criogenico, che raddoppia anche la concentrazione del farmaco, la sua controparte che è l'autoclave, che invece la dimezza, ed infine lo shaker. Capire a cosa serve lo shaker non è così immediato. Credo perciò che un'immagine valga più di mille parole. In questa foto potete vedere come sono disposti gli effetti dell'antibiotico e del secondo principio attivo che fornisce l'effetto catalizzatore di ritenzione urinaria necessario per ottenere l'antimalarico. Come potete vedere, sia l'effetto antibiotico sia l'effetto collaterale che ci serve sono nel terzo slot.
Cosa succederà quindi quando useremo il multimixer per mischiare il farmaco col principio attivo? Dato che i due effetti occupano lo stesso slot, quando avverrà la miscelazione solo uno dei due sarà nel prodotto che uscirà dalla macchina. Lo shaker permette di risolvere questo problema facendo traslare di una posizione in avanti tutti gli effetti di un determinato principio attivo o farmaco. Ecco un errore classico nell'usare il multimixer e lo shaker. Qui ho usato lo shaker sul principio attivo e poi l'ho sovrapposto al farmaco. Mossa assolutamente stupida, perché così facendo i quattro effetti del principio attivo hanno sovrascritto quelli del farmaco. Fare in modo che il multimixer usi come base il principio attivo al posto del farmaco nemmeno aiuta, in quanto l'effetto collaterale del farmaco che infiamma la pelle è nello slot 4, cioè lo stesso dove sta l'effetto catalizzatore dopo l'azione dello shaker. Quindi devo rifare la linea usando lo shaker sul farmaco invece che sul principio attivo ed usando come base per il multimixer il principio attivo. In questo modo tutto dovrebbe funzionare. Non è sempre facile con le linee più complesse e le macchine più ingombranti restare negli spazi senza fare casino. Qui ad esempio c'è un loop di farmaci che girano fra le stesse macchine perché ho incrociato le linee. Il gioco, per evitare questi casini, fornisce strumenti per pitturare con colori diversi linee e pavimenti. Un altro strumento consente anche di creare linee a senso unico, ma in questo caso non mi ha aiutato. Ecco finalmente l'antimalarico in produzione. È stato molto difficile, come avete visto, creare questa linea perché ho cercato di non produrre rallentamenti, visto che molte macchine qui sono lente nel processamento. Alla fine mi sono dovuto accontentare di questo visto che lo spazio non era molto. Potete vedere che la linea è lenta dal fatto che i vasetti di crema finiti sono separati fra loro da spazi più grossi del normale nel nastro trasportatore di uscita. Dal tab ricerca è possibile sviluppare anche tecnologie che consentano di ampliare il raggio degli esploratori ad ambienti più estremi delle foreste, come il deserto. Così come sviluppare i brevetti. I brevetti sono una particolare tecnologia che impedisce ad un concorrente di vendere un farmaco che abbia effetti e forma farmaceutica uguale ad uno prodotto dall'azienda che lo rilascia. Ad esempio, se brevetto l'antibiotico creato prima nessun concorrente per un tot di tempo, cioè fin quando il brevetto non scade, potrà produrre una crema antibiotica che infiamma anche la pelle. Comunque, anche se un avversario ha brevettato un vostro farmaco prima di voi, non tutto è perduto. Provate a cambiare forma farmaceutica, ad esempio creando pillole invece che creme, o a cambiare gli effetti, giocando col multimixer, così come eliminando quelli collaterali. Anche nel mondo reale le grandi aziende farmaceutiche cercano mille escamotage per fottere i brevetti dei concorrenti, e questo gioco rappresenta anche un po' questo. Per brevettare farmaci di qualità più alta sarà necessario potenziare la tecnologia dei brevetti coi punti abilità. Lo spionaggio industriale è un'altra tecnologia che consente di scoprire quali brevetti, principi attivi o ricerche stanno sviluppando o hanno già ottenuto i tuoi concorrenti. Maggiore è il numero di punti abilità usati per potenziarla e più informazioni si otterranno. Le ultime due macchine che mi sono dimenticato di mostrare nella partita libera le vedremo in modalità creativa. L'analizzatore consente, distruggendo farmaci e principi attivi che riceve, di trovare la concentrazione a cui ogni effetto di ciò che distrugge è massimo. Questa concentrazione è mostrata come un quadratino di colore diverso nella barra di ogni effetto. Potenziandolo si aumenta la velocità della procedura. Infine l'inscatolatore permette di creare una scatola che contiene più unità di farmaco. Il vantaggio vero delle scatole poi è che scatole con farmaci diversi possono uscire dallo stesso slot, cosa che non può accadere con le singole pillole o creme. In definitiva, il gioco mi è sembrato privo di bug, gradevole come grafica ed in fondo anche originale, perciò lo consiglio. Detto questo vi do il solito arrivederci alla prossima.